Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, e lei è Fenrir. Ho sbagliato i riti di movimento, avete visto? Stavolta ho detto sono Mike of the Desert, però ho spostato la mano verso di lei prima di dire che lei era Lara. Perfetto, vi fa capire che ho comunque fretta di andare avanti. E nel mentre carichiamo la partita, due cose importanti. La prima è che oggi l'ho interrotta dal lavoro, praticamente facendole un agguato alle spalle, e le ho detto Ishin Ashina, perché... per quanto nerd sia questa cosa, in effetti, senza neanche guardare il montaggio, ho avuto un flash di ricordo al cui lei ha reagito in maniera molto sonora. Appunto. Potrebbe non essere successo davvero, ricostruzione storica, ma è successo davvero. Lo sentite come sono pepato? Riesco a parlare velocissimamente senza in realtà probabilmente dare un senso compiuto alla frase. Però è lui che ci donò una volta del sake. E io dissi, esattamente come inizialmente, non volevo ridarlo ad Emma, non voglio ridarglielo. Sì. E quindi lui è sicuramente un personaggio con cui si può avere un rapporto più approfondito, e non vedo l'ora, perché ci piace, mi piace un botto poter scoprire qualcosa di questo incredibile samurai, immortale tra l'altro. Mi chiedo quindi se purtroppo anche lui sia infetto, no? Quindi in realtà la traduzione posseduto in italiano è imprecisa, però sapendo cosa c'è dentro gli immortali non legati al drago, diciamo al sangue del prescelto, dell'erede. È una peculata, perché come abbiamo visto poi si rinsecchiscono ed esplodono, c'è un orribile scolopendra, esatto, di merda, esatto. Quindi comunque e non è vero, ci mancava per poter, io non sono, in realtà onestamente non mi va neanche di perdere tempo a fare questo test, io faremo molti test nel New Game Plus, ma questo è uno di quelli noiosi che implica solo caricamenti, non mi va di andare a vedere se Ishin è sia a bere il suo tè sia nel tempio della grande serpe per vedere se puoi parlare ad entrambi, non che siano due persone, intendo che si sposta ovviamente per comodità di gameplay. Distinto direi di no, distinto direi che non è più là, e quindi ci mancava un punto abilità per ottenere appunto il completamento della scuola di Ashina, e uccidendo tre volte i quattro spiriti d'ombra che erano presenti a Mibu l'ho fatto off screen, solo, guardate, chirurgico. Abbiamo fatto questa sequenza di tre kill di gruppo e ora acquisiremo l'ultima abilità per andarci a parlare, sperando che magari non si incanti, no, su quella richiesta e invece accada qualcosa. E a tal proposito, un dettaglio vorrei evidenziarlo, poi vedremo nei commenti, vedremo post-run, non so cosa aspettarmi onestamente adesso, solo di una curiosità smodata. Ora abbiamo tra l'altro un recupero di postura accumulato con quello d'ombra che abbiamo ottenuto dall'Armored Knight, penso, comunque... Ossia che questi spiriti, a me sembra, è un'impressione, ma è un'impressione che ha senso, perché mi sembra empirica, siano apparsi davvero solo dopo la morte del monaco, della monaca corrotta spiritica. Sì. E quindi anche forse il samurai presente al monte al tempio Senpo è apparso dopo che abbiamo fatto quella cosa. Magari in un new game in cui passi prima di lì non succede. Ora... Perché? Perché? Può essere che come io è il... luogo si è resettato ed è diverso adesso, quindi ti obbliga a rifarlo? Diverso intendi per il meteo? Perché è cambiato qualcosa. Questo idolo dello scultore è inattivo. Riattivalo con una preghiera, però l'ingresso delle segrete abbandonate? No. Un giro veloce. Ma no, non era così prima. Prima quando? Sicuramente nello scorso episodio no. O magari sì. E non... Forse è un po' che non controlliamo il castello. Tenere la lama ha fatto qualcosa? Cosa? Qui c'è puzza di merda grossa. Che succede? Il castello è stato sigillato? Scusate un secondo, Oh merda. Ho avuto un brivido. Qui c'è qualcosa che non va. Allora, Genichiro è scappato.
non ha più potere su questa terra, non ha più controllo, probabilmente sta diventando qualcuno che sta tramando per salvare Ashina a modo suo. Contro cosa non si sa esattamente, perché noi lo stavamo ostacolando, ma non siamo il nemico, ovviamente. Sì. Non vuole vendicarsi di noi per forza, ok? Al di là dell'onore. Ora, ho un brivido. Ora, vi spiego qual è. Non vuoi fare il passaggio. Ah, giusto, Ci tenevo certo. a... Oh, cavolo. Il seppuku. Potremmo scoprire chi è il Go. Particolare che mi sfugge. Come caspita gliel'ha tirata fuori quella roba? Sì, ma quindi, cioè, ma per essere così grossa l'avrà ben sentita dentro quella roba, no? Dipende, magari lui sentiva il dolore, chissà l'immortale cosa. Dente falso che contiene un farmaco shinobi segreto di colore blu. Si può usare più volte. In certe situazioni può risultare utile. Può sembrare inutile ricordarlo, ma solitamente la prima morte è anche l'ultima. Ok. A questo punto è arrivato il Quindi momento. la versione Esatto, del stiamo farmaco. ottenendo moltissimi oggetti illimitati, ma vediamo che cosa effettivamente succede. È arrivato il momento di provare davanti a un idolo. No, è comunque Si tempo. stringe. Sì. Non riesco a capire che scopo possa avere la... Perché ti consuma comunque la resurrezione. Forse perché puoi farlo effettivamente a una distanza diversa di un'uccisione melee, e quindi effettivamente puoi ottenere un attacco alle spalle tecnico. Comunque, allora, ho avuto un brivido perché è molto probabilmente come ha supposto Lara, cioè, appena abbiamo ottenuto la lama, il castello di Shina è stato sigillato. Ora, qualunque cosa sia successa affinché questo accadesse, riguarda Kuro. Qualcuno non vuole che l'erede divino sanguini. E quindi, in tutta franchezza, la cosa che mi viene in mente di fare. Sì, passaggio segreto, che però magari è chiuso e ti obbligano a fare il giro di merda. No, ti prego, no. No. Wow. È chiaramente mano umana. Non ci permette di raggiungere Kuro. E qui la domanda è: da dove lo andiamo a trovare? Da qui? Ok, questa è una sorpresa per me estremamente inaspettata. Ero in procinto di ipotizzare in blind della serie. Bah, non so davvero cosa appunto immaginare. Magari adesso ci sarà un magico rituale che ci apre un portale d'ascesa a un altro piano e ci sarà un qualche tipo di metafisica parte di gameplay con delle creature potentissime, perché tecnicamente adesso abbiamo completato un'area la quale poteva essere affrontata per prima. Ora ci dovrebbe essere il gap di reale difficoltà perché si presume tu abbia completato tutto, no? Però Io il dentino lo toglierei. assolutamente. Sì, ho visto. Si è cambiata l'area. Mentre qui. Allora, io da una parte sono felicissimo perché
mi mancava muovermi in un ambiente umano. Però sicuramente di qui si va appunto in un'area che non riguarda. Ma lì? Dietro? No, ci sono. Ok, il buchino. Ok, il solito buchino. Se. Sì, è sempre quello, Allora, ok. vediamo se per caso è successo qualcosa ad Ojun. Non c'è più. A me è distinto, l'unica cosa che viene in mente è andare poi a ricercare nel tutorial se è tornato lì accanto, magari come non morto o qualcosa del genere. Non ho idea di dove potremmo andare a cercare, non lo faremo adesso. Ci sarà un episodio in cui voglio proprio fare un normale backtracking e adesso ho proprio necessità di capire che diavolo succede qui, perché. Vediamo. Certo che comunque questi che tengono amorevolmente le porte aperte con tutti questi zombie che potrebbero uscire da un momento Sì, all'altro infatti. sono proprio dei fresconi, eh. Lì ce n'è. No, ammazza il coso con la campana. Sì, no, l'avevo visto, ma. Merda. Ah! Ma comunque è spostato rispetto a prima. Come? Sono spostati rispetto a prima. Prima stavano al centro, i cani non dormivano. Perché è cambiato il momento della Già. giornata. Quanto poco danno. Vado a schivare, forse il salto era più efficace. Non abbiamo mai combattuto lui, giustamente, quindi. Sembra che. Davanti abbia qualcosa che. Ci sono questi. È come lo spirito, possibile? Devo Sì. colpirli. Alcuni li vanno colpiti alle spalle. Cos'è questo strano berserk? Non ho timore di questa ambientazione, quindi di certo non ho bisogno di recuperare le fiale sprecate per questo, Ma tu tra sarai già virgolette, chiuso. docile avversario. Ma qui. Vediamo che succede, ragazzi. Allontaniamoci. Tra l'altro, questo mi permette anche di fare questo esperimento immediatamente, perché. Sperare che ci siano nuove carpe è troppo, immagino. Quello? Che diavolo! Oh Lara, che diavolo sta succedendo qui? Che clan è questo? Chi sono? Forse sono i cattivi di cui parlava Ishi. No, è coso Genichiro. Confetto Gacin. Quello? Questo è spaventato a morte. Oh cielo. Nessuno è venuto a darmi il cambio, eh. Adesso si capisce il perché. Allora, vediamo anche senza andarci E poi non fisicamente. nessuno è andato lì perché nessuno frega niente delle segrete di merda, probabilmente. Quindi non si Appunto. sono nemmeno avvicinati. No, non credo. È proprio un po' un'idea del cavolo, in effetti. Cosa? Magari il fatto è che è scomparso. Cioè, è scomparso anche colui con il quale faceva esperimenti Dojun. O Dojus, che non mi ricordo ora esattamente il nome, ma non è qui. Ho pensato che potesse tornare senza senno. Era chiuso. Dove l'abbiamo trovato, ma no. Il robo era chiuso. Il pozzo è chiuso. Che diavolo? Sono sinceramente stupito di questa cosa e inquietato a morte.
Vabbè, sì, è rimasto il punto, ma non puoi passare. È stato tappato. Beh, qui non c'è nulla, non può esserci nulla. È inutile che ci mettiamo a ricercare. Cioè, in realtà le segrete non sono un'ambientazione estesa. Abbiamo quei due cunicoli e qui c'era il necromante. Non esiste un reale labirinto complesso. Anche se qui un po' lo sembra, ma è tutto abbastanza illusorio, perché di là siamo arrivati. Qui è una via di fuga che... Qui è un vicolo cieco. Facciamo il genere di esplorazione poco esatto. La grande ribellione. Dobbiamo cominciare a farci delle domande, quindi... Qui abbiamo il percorso... Sì. ...che conosciamo. Il chirurgo non c'è più. L'unico luogo esplorabile è il canale e questa entrata che è da quella a cui siamo arrivati, quindi togliamo immediatamente l'opzione altra strada che si trova da questo lato, cerchiamo di essere anche noi in questo caso chirurgici. Chirurgici? Sì, dai, grazie dai. E qui abbiamo l'abisso e la signora che... Vabbè, signora, d'accordo. Ok, che, giusto per toglierci ogni dubbio, se io non faccio nulla penso che morirò. Era come pensavamo, perché hai modo di salvarti più volte per poi tornare e trovare quella mappa che esplorammo anzitempo e fu molto interessante. Detto ciò, abbiamo solo i canali. Il problema è che un personaggio come quel chirurgo dove può andare? Ovunque, perché è illeggibile il suo comportamento, potrebbe essere abbastanza eterogeneo rispetto a quello che si intuirebbe da una persona normale che puoi conoscere o imparare a prevedere. Ah! È caduto un cadavere e contemporaneamente è crashato il gioco. Non corriamo troppo forte, eh? Sì, troppe emozioni. Io, diciamo, però sono... c'era un corpo che stava cadendo in acqua prima che... Eccolo. No. C'era qualcosa che stava... Eccolo. Vedi? No. Non lo avrei mai, mai detto. Ero convinto di aver perso l'NPC. Oh, merda. Ora, io sono molto dispiaciuto del fatto che... Sicuramente non in questo episodio riusciremo a farlo, immagino, ma non possiamo raggiungere il Tempio della Grande Serpe. Io volevo parlare con Ishin, ovviamente, adesso che abbiamo... Vabbè, però... Oh. Cavolo. Ma poi senza segno di sospetto in testa... Niente. E se usi la cosa del burattino su di lui? Non posso perché sono aggrati. Come colpo letale? I ninjutsu puoi farli solo con l'uccisione alle spalle. E noi... Ah, le spalle... Merda, cosa... Non sono stati loro a distruggere. Ok, facciamolo. Malissimo, ma... Oh no, ho fatto il giro. Complimenti! Esatto, stavo per dirti, ti può colpire lo stesso. Dai, fiammata, fiammata! Così! Sono forti! Ma altro che sono forti!
Complimenti. Wow! Sì, perché lui è uno come i monaci. Ah, tra l'altro si è tolto il cappuccio. Non gliene frega niente. Non puoi fare un Mikiri in quel momento. O meglio, sì, puoi, ma porca miseria. Io ti ricordo tutte le varie robette tipo fuligine e meno sì. Le varie. Infatti ora abbiamo 7. Abbiamo consumato tutte le cure a una velocità folgorante. Possiamo rompere l'equilibrio. Sangue freddo. Sono stato colto molto alla sprovvista. Non c'è bisogno di. Era un bel. Ho fatto un bel parry, ma ho anche schivato scioccamente. Appunto, non stiamo giocando a Dark Souls. Allora. Il 2 contro 1. Però c'è Bellidolo qua, meno male. È molto, molto intrigante, perché in questo caso non è qualcosa di, credo, sbilanciato. È qualcosa che ti spinge a capire, a parte il fatto che probabilmente li stiamo potenziando a causa del demone, però... Ah, beh, sicuro, sì. Abbiamo i 3 oggetti chiave. Sono qui. Sono qui. La difesa, aumentarla, non serve a nulla. Dobbiamo semplicemente provare a capire se riusciamo a... Pesci, non è il momento. Abbiamo una sorpresa che non ci aspettavamo. Dobbiamo. Non penso che li puoi prendere alla sprovvista, sennò. Non puoi, no. I danni sono incredibili. Allora. Ok. Era così bello quando sarà bloccato. Infatti conviene buttar giù lui, che è quello più veloce. Sì. È appunto più delicato. No. No. Questa cosa è brutta. Ok. Mi aspettavo qualche commento quando ti vedeva risorgere comunque. Ovviamente. Il fatto è che lui uno contro uno è tosto interessante, ma... Merda. Non ho controllo del campo di battaglia. No. Vabbè, però. Basta ucciderne uno per poter essere. Ah, sì, infatti, non ha detto con nulla. Niente. Ma dici che ne vale la pena?
Insistere? Un po' sì, anche solo per svago, ma sì. Nel momento nel quale uccidiamo uno, l'altro è molto complesso, però perlomeno lo capiremo. Allora. Vedi che non recupera più postura perché... Non è esattamente bello, ma... Vabbè. Neanche loro sono esattamente belli, comunque. Ora. No! È una presa quella. Lo so, hai ragione. Non voglio rimuovere l'occhio del demone. Sì, puoi anche toglierlo e poi rimetterlo comunque. Non devi per forza tenerlo. Ah, perché è possibile recuperarlo. Certo. Dai, il gioco te lo sta dicendo. Ok, allora, proviamo a vedere che succede, quindi. Anche per capire l'effettiva differenza. L'effettiva differenza. E si scoprirà infinitesimale. Esatto! Oh, ma, signori. Il dash... In quel punto non gli piace. Il potere degli occhi rossi. Ok, Sekiro. Va tutto bene. Ok. Allora, montage. Non avere sprecato quel lanciafiamme, forse ce la facevi. Io voglio solo uno scontro uno contro uno. Non chiedo altro. Ce la puoi fare. Ce la puoi fare, stai calmo. Non perdere. No. Occhio che poi ti fa. Esatto, questo. Esatto, vai così, cazzo, vai così che l'hai fottuto, l'hai fottuto. Non perdere la calma. Merda. Ero convinto di ucciderlo. Curati, curati, non scivolare. Ci sei, ci sei. Fagli fare. Vai così. No! No! Che cazzo! Non mi ha fatto fare la finisher perché era troppo vicino. Lo so. È troppo fishing, però non c'è. La onda è respawn. E ora lo scopriamo, perché se non respawna, comunque ho perso il drop. No, non hai perso il drop. E anche se perdi il drop, se è un oggetto unico lo trovi nella cassa, probabilmente.
Non sono sicuro. Se poi crasha continuamente il gioco ogni volta che mi butto in acqua, come cazzo si fa a giocare così? Cioè, ma è un gioco uscito da una settimana e ogni volta che si resetta quest'area crasha al 100%? Sì, infatti. Vabbè. E non riesco a immaginare un modo, salvo strumenti avanzatissimi in un contesto in cui sei in grado di fare fiammate a 360 o con lanciafiamme o rallentandoli o con una Tranquil Walk of Peace versione Sekiro, eccetera. Un No, modo ok. divertente di combatterli, no? Almeno. Beh. Ah, che non respawnasse ero abbastanza sicuro, però vorrei gradirlo, vorrei appassionarmi a uno scontro come questo. Dosaku e Dojun erano un maestro e un discepolo esemplari. Spesso ciò che si desidera è dentro di sé. Questo è speciale, però. Perché se inghiottito conferisce occhi rossi e resistenza ai sussulti in caso di attacco, ma proibisce l'uso. No. È un grumo rosso che ha semplicemente una descrizione diversa, ma. Sì, è la stessa cosa. Solo la descrizione cambia. Senti, brav'uomo. Che vogliamo fare? Perdono voice, cioè non hanno le per armor, diciamo. No, esatto. Brutti peri ho fatto però. Ah, pensavo che dopo la combo facesse l'affondo. Solo, figlio mio. Beh, sto giocando a Sekiro. Quando è che fa l'affondo? L'ha No, no, fatto? sì. Non devo saltare in questa. Visto che l'ha fatto? Fuori dalla telecamera gli ho fatto il Mikiri. Beh, bella cacata. Non è valsa la pena Questa neanche un sfera rossa non poco. si decompone, pur non facendo male, rimarrà per sempre nello stomaco, anche dopo la fine dei suoi effetti. Un ammasso rosso e tondo trovato nel corpo di Jin Zaemon dagli occhi rossi, infatti non sussultavano se non con le fiamme. Ma quello già dice che ti rimane nello stomaco, ma è comunque un consumabile, quindi un normalissimo. Sì, è soltanto. Vabbè, bella cacata, e adesso? Ah, bene, è valsa la pena di farlo morire, eh? Di Beh, sprecare 800.000 emblemi. noi non possiamo certamente sapere se davvero questa è finita, ma presumendo come sembra che sia che lo fosse, non sono esattamente soddisfatto. Anche fosse un bad ending della quest, è comunque un percorso che abbiamo scelto noi, aiutandolo sempre. Portando gli oggetti preziosi in luoghi pericolosi, attraverso la ricerca anche di segreti abbastanza interessanti, come la carpa sott'acqua. Oh. No, è. Meh. Anche Cioè. perché non mi pare che ti abbiano dato neanche tutta questa esperienza per cui dici ne valeva la pena, scusami, sei. No, no, ma è proprio una questione
a priori, nel senso che, salvo che io abbia veramente ingaggiato male, non è affatto un bello scontro. È appunto spazio ristretto, nemici completamente diversi, IA separate, non Orson e Smough, per dire, che interagiscono contemporaneamente. Che poi non sono nemmeno pensate per quella, per quell'arena, per dire. Che spavento. È questo. Cioè, dicevo, cosa c'hanno, scarafaggio. La serie ci hanno invaso. Lo scarafaggio. No, ma il fatto è questo, l'idolo. È che io ce l'ho l'istinto, cioè i giocatori di un certo tipo ce l'hanno sempre l'istinto del... E basta. Del... se lo scontro... non lo hai trovato bello perché probabilmente sei una sega. Ma non è sempre così. Comunque a priori l'occhio critico si accende. E in questo caso... A questo punto andiamo da Ishin. Ma non possiamo andare da Ishin perché è qui. Però sicuramente ci andremo. Però... In questo caso è una brutta arena con un brutto scontro ed è un peccato che si chiuda così. Se si chiude così, però per ora rimaniamo un po' e rimango un po' poco soddisfatto, si può dire così. Allora, a questo punto, proprio a livello totalmente da off play, andiamo a cena io e la fanciulla. E ci rivediamo nello stesso episodio. Alla scoperta di questa invasione. Il tempo è distorto, ragazzi. Abbiamo cenato e abbiamo anche chiacchierato di due cose principalmente. La prima, quella più immediata in realtà, visto che è quella verso la quale ci affacciamo, ossia non avere più pensieri. Ora abbiamo dritto il percorso verso il mistero. Perché effettivamente totale mistero si tratta. Di totale mistero si tratta. Ecco, secondo me, secondo noi, in realtà adesso le possibilità sono tre. Quelle che mi vengono in mente sono tre. È apparso quel ninja misterioso. Adesso non ho visto uno stemma, non sono riuscito a riconoscere un'estetica. Dei colori. Era particolare. Quindi, appunto, caso 1, Genichiro Ashina ci aveva visto molto lungo. C'era un pericolo incombente che non eravamo noi, perché comunque Sekiro, il lupo, non è l'antagonista di Genichiro, è semplicemente qualcuno che si è contrapposto tra lui e il suo obiettivo, il suo desiderio di essere appunto immortale per poter proteggere il clan. Sì, è un cane di guardia più pericoloso. Esatto. Quindi potrebbe essere una cosa simile a questa, anche se non credo che sia semplicemente questo è il caso, perché sarebbe strano che appare un nemico misterioso di cui lui sapeva. In realtà lui aveva obiettivi un pochino più immediati rispetto a quello che sono nuovi misteriosi ninja alieni alla mappa di gioco fino ad ora. Il secondo è che questo clan apparso dal nulla, chiamiamolo clan, quello che sia, questo gruppo, sia, questo sarebbe molto interessante, qualcosa di legato al retaggio divino. Ossia, nel momento nel quale Lupo ha estratto la lama della morte, la lama mortale, e quindi un erede divino è stato messo effettivamente in pericolo, si è mobilitata questa compagnia misteriosa, che è venuta a sigillare il castello, rapirlo, lui, Emma and Company, insomma, bloccare tutto, sigillarlo in un luogo sicuro, e via. E poi è molto carino che la lama mortale non è una cosa leggendaria, fichissima, con incredibili intarsi magici. No, esatto. È una lama, solo che ha un potere spirituale che uccide chi prova a utilizzarla, salvo che, no? Il terzo caso, quello che è contemporaneamente il più classico a livello narrativo, ma quello che ritengo più impossibile per tipo di empatia col personaggio che abbiamo avuto e quello che è la lettura semplicemente della scrittura di quest'uomo, è che in realtà... Noi avevamo detto Hirata, Emma, doppio gioco, triplo gioco, eccetera. Abbiamo visto poi che quando ha rivelato che il suo capo era Ashina, ci è un po' cascato il castello. Ma adesso mi è venuto in mente che non, cioè, potrebbe essere Ashina, il doppio giochista, triplo giochista, che a un certo punto, appena è successo qualcosa che però mi sfugge, ha deciso di fare un coup d'état, no?
e prendere il controllo, scusate, fosse... della situazione. Sì, però la cosa strana è che comunque questi uomini sono suoi, quindi perché mandare altra gente ancora ad ammazzare i suoi stessi uomini? Uno. Due, è un personaggio nella sua meravigliosità semplice. Lui è esterno, lui è immortale, malato ma cosciente, e quindi fuori dalla politica praticamente. Cioè a lui ormai non interessa neanche più tanto, perlomeno questo è il feeling che mi ha dato, quindi non è un complottista. Indi per cui probabilmente tutte e tre queste teorie sono sbagliate, però ma quindi le perché acque non del dirle? Ristoro fanno semplicemente i parassiti dentro. Sì. Ed è un parassita ovviamente molto molto strano, però sì. E il fatto è questo, che l'immortalità, tranne nel caso di Genichiro, porta a una perdita di sé. Sembra una vuotezza, no? Volendo citare il lavoro di Miyazaki. Però vedremo. Un altro... Sì, ma il fatto è che Genichiro, a parte l'idea del discorso delle acque del ristoro, c'è comunque la questione che ha preso dei poteri che non c'entrano niente, esatto, con l'acqua del Tomoe. Ristoro. Esatto, abbiamo già letto di Tomoe, o come Tomo, che cioè poi, non so. Che poi, che cosa vuol dire? Lui vuole il sangue del drago, ma se già è immortale, vabbè, si becca il sangue del drago e che cambia? Ecco, sempre, questo sempre è qualcosa la merda che penso dentro gli rimane. Potremmo approfondire. L'ultimo altro dettaglio, senza io poter chiacchierare, non è un vlog, però, insomma, visto che Sekiro è così verboso, meravigliosamente verboso, cosa che mi stupì positivamente e mi ha fatto innamorare di quanto parlano, di dettagli che sarebbero superflui, mi è dispiaciuto, capriccio del tutto soggettivo, non scoprire di più su Ambe. Per quanto sia ovvio che lui probabilmente in quanto immortale è sopravvissuto al suo signore, quindi non ha più accettato di essere ciò che doveva, che non sarebbe dovuto essere mai, quindi non ci importa sapere di più. Però qualche nome anche storico buttato lì a gioco, sì, vabbè, sarebbe stato magari eccessivo, era ma... il guardiano di qualcuno, esatto. E il fatto non solo di essere sopravvissuto alla persona che doveva proteggere, ma non poter uccidersi per vergogna, era una maledizione terribile, esatto, per lui. Ed è veramente E una cosa magari aveva romantica. Quel dente proprio perché ha provato a uccidersi, o comunque lo utilizzava lui. Come potete notare, una qualunque pausa da un gameplay ci pone sempre in procinto, no, di e poi una c'è discussione. La questione quest. E poi c'è la questione quest, che ovviamente non possiamo sapere se è veramente conclusa, ma ovviamente l'odore è quello, specialmente perché le due personalità erano di una sola l'unica persona, cosa che può cosa che tra l'altro avevamo intuito quasi immediatamente. Sì, l'unica cosa che può succedere è che appare vero maestro da qualche parte, comunque non è che se l'è inventato. Esatto, e detto molto banalmente, il me è la situazione. È una merda, sì. È una merda. Perché sì, è una merda la quest, è il una combattimento merda, è mediocre, i premi non sono decenti, sacrifichi un NPC che potrebbe essere utile per patches, che magari vende cose più interessanti, e contemporaneamente, questo però solo a caldo, nel senso non possiamo sapere quali sono le alternative, no, sì, eccetera. Ma comunque quella quest è una merda lo stesso. Però sì, perché cioè, come lei stessa mi ha proposto a cena, potevano esserci dei premi diversi, per esempio, adesso quasi le rubo le parole, ma sono sue, semplicemente al posto di avere un altro grumo, che tra l'altro ha una descrizione diversa, l'abbiamo già vista nei lavori di Miyazaki, ma in questo caso... ti lascia semplicemente col nulla, perché è lo stesso oggetto, non è divertente, non è interessante, non è un gambale che ha la descrizione diversa dal petto, no? Quindi che succede? Potevano darci un ninjutsu, l'ha detto lei, della serie colpisci alle spalle, R1 dopo il colpo mortale, per 30-15 secondi ottieni gli occhi rossi, finalmente, una cosa interessante, poi estemporanea, consumando emblemi spiritici. Oppure, solito discorso che aveva ideato come concept di fashion, sì, ma la no, tela non davanti darlo al volto. Non darlo per scontato, perché magari la gente non l'ha vista quella cosa, non se la quella ricorda. Quella puntata, sì. Semplicemente c'era il discorso che Sekiro non permette di fare fashion di nessun tipo di personalizzazione, zero, anche minima. E magari io avevo pensato, immaginato che magari ti permetteva di mettere un orpello, un accessorio puramente estetico che non serviva a nulla e che magari aveva dalla sua una descrizione anche buffa, del tipo che se uccidevi Patches, il mercante, in qualche maniera ottenevi la sua benda, oppure se uccidevi uno specifico nanetto ottenevi il suo cappello, e magari nel caso del medico, diciamo del chirurgo, ottenevi quella sorta di telo che hanno in faccia, che in realtà ce l'avevano pure i monaci. E guarda caso, comunque questa è stata una coincidenza tra... ah, ma scappa! Guarda, è una coincidenza che tutti questi oggetti vanno a rovinare la qualità della vista di chi li indossa. Quindi potevano essere, per esempio, una descrizione, una benda consumata dal tempo, il proprietario deve averla indossata, lui...
ok, da averla indossata a lungo, ma chi le indosserebbe mai avendo tutti e due gli occhi, per dire? Cioè, cose di questo tipo, e che quindi proprio il gioco te lo dice che sono puramente statiche, che è stupido indossarle, però ovviamente il lupo non le indosserebbe mai, gliele fai indossare tu perché sei tu esterno e quindi non... Ah, è morto, ok. No, no, è immortale finché lo spirito è in corpo. Ovviamente molto debole, ma questa cosa è interessante. Vabbè, comunque, in questo caso magari una quest del cazzo però ti permetteva per completismo di ottenere... Quanto male fa? Di ottenere il velo del chirurgo sporco di sangue. Quindi magari in quel caso la descrizione era... non permette di vedere bene ed è anche sporco di sangue. Che schifo, non lo indosserebbe mai. Tipo una cosa di questo tipo. Esatto. Comunque, questo tipo è fichissimo. Troppo spam, ma volevo provare a studiarlo. Ok, ora non abbiamo altri discorsi da fare. Sì, oppure anche per esempio il rosario da monaco, diciamo, cioè quel c'è il parla comunque. Lo so, ma stavi parlando tu. Cioè il rosario da monaco, per esempio, del tizio gigante. Magari la descrizione potrebbe essere un rosario talmente grande, gigantesco per riflettere la fede di chi lo portava in origine, ma chi lo indosserebbe mai durante un combattimento, per esempio, cose di questo tipo. Ma gli manca una mano? Shinobi Domoga. Sì. No, mi sembra che solo dentro. Ok, sì. Cosa ha detto? Non lo so. Non stavi leggendo? Stavo guardando la mano. Io stavo guardando la mano. Vabbè, ha detto Shinobi. Sì, ma ha parlato di chi erano gli invasori. Vabbè, non è importante. Ah, tra l'altro qui, ora che è cambiata la mappa, diventa necessario andare sott'acqua. Perché il ponte è caduto. Non penso che sia stato Ishin comunque. No, Ishin non l'avrebbe mai fatto. Scusate, ma Genichi non l'avrebbe mai fatto. Ishin non avrebbe... È il posto suo. Esatto. È casa sua. Altrettanto non avrebbe avuto... E infatti, non è possibile perché... Perché è casa loro. Cioè comunque, a meno che Genichi non è completamente impazzito. Oddio! Quindi ce ne sono di nuovo, quindi bisogna riguardare tutte le pozze d'acqua. Tutte le pozze d'acqua. No, in realtà questa è la mappa cambiata davvero. Quanto è passato il tempo, non possiamo saperlo. No, vabbè, ma insomma. Eccoci qua. Che meraviglia che... Cioè, il fatto è che la mappa... non è cambiata soltanto... per quanto riguarda il meteo e il tempo, come poteva essere per esempio Dark Souls 3, eccetera. Bensì è stata assaltata, c'è stata una forma di distruzione all'interno dell'ambientazione contestuale a ciò che è la storia. Comunque. Sì, l'idolo no? Non lo attiviamo l'idolo? Sì, no, certamente, però... Questo è l'altro lato del trovato. Sarebbe stato più carino dire ripristinato, sì, però... Ma perché ti sei alzato e automaticamente... Forse qua non c'è niente, perché in realtà... facciamo un veloce check, ma c'era anche il vecchio Origlia, quindi sì. Secondo me... Qui... Cioè, se non è apparso uno strano mini-boss, no. Questa mappa... Queste persone non hanno subito influenza dall'assalto, vediamo un po'. Beh, oddio, quelli non lavoravano nei campi prima? Sì, ma qui è tutto... Mi sembra abbastanza simile. Alcuni idoli vengono bloccati, ma portano ad aree presumibilmente non d'avanzamento. Mentre qui ci sono appunto
No! È morto, signore, si calmi. Era... Ah! Possibile a fondo? A me è sembrato un pendente verticale. Mm? Un pendente verticale. Mm, sì, forse sì. Però sono tre i tipi di attacco. Spazzata, a fondo e presa. Quindi... E te la conta come presa, magari. Lì c'è un altro idolo. Sì, sì. Siamo... Siamo qui, quindi... Cioè, l'aria in realtà la conosciamo. Vedi, questa è... È tutto così diverso qui. Guarda il ponte. Se raggiungiamo il famoso lago artificiale, saremo in grado... Ah, questo è quello che ci ha aggrato. Ah, ok, si spawna lì. Saremo in grado di trovare anche Isshin. Mentre... No, in quell'acqua abbiamo già esplorato perché ci siamo usciti. Questo è il percorso che abbiamo fatto inizialmente nella Blind Run, perché qua c'era il generale. Io non ricordo se quella cosa c'era scritta. Se c'era quello stendardo. Mm. Non quello Ashina, eh. Shin News. Questa cosa mi piace un botto. Volevo provare a fargli, a renderlo burattino e vedere che succedeva se non c'era un nemico, ma a quanto pare i nemici ci sono e come. Due no. I corvini? Vabbè, sono dei cagoni quelli. No, intendo dire, non hanno fatto niente. Saranno stati già abbattuti. Questi intrusi sembrano sapere il fatto loro per fare un eufemismo. Sono vittime. Ancora vive a malapena. Menomate. È un orco. Un orco, sì, un ogre. Allora, questa mappa la conosciamo un minimo. Io non posso, non possiamo neanche andare a controllare Testa Nera. Oddio. Non vorrei che fosse stato ucciso. Eccolo. L'hai chiesto, eh? Io ti avevo dato una giustificazione, ma non pensavo di vederla con i miei occhi. Hai visto l'oggetto? Oggetto giù. Sì, sì, sì. Quelli a terra sì, pensavo così. E se
seriamente gli attacchi ti attaccano, vero? Beh, no, siamo intrusi anche noi. Allora, con ordine. Ok. 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 Allora andiamo subito a prendere quei due oggetti. Non abbiamo mai visto il color cremisi in questo modo. Una cosa molto importante da fare sarà presto un doveroso check di tutto ciò che riguarda i potenziamenti prostetici, protesici, perché quello che ci serve ora è denaro per quello, nonostante un giro dei mercanti sia doveroso. Tra l'altro all'interno di quello che è il portone del castello, poverini, che possono fare? Probabilmente ci avrebbero aiutato più che altro. Perdonami, sono stato pessimo con questo Perry. Ok. Ok, dovremmo avere un certo tipo di controllo. Ora, quello che bisogna fare è buttarci nell'arena di Gyobu. Anche se forse quel... quel falò, chiamiamolo così, era attivo. Mi pare, perché abbiamo trovato la porta del castello chiusa e ho fatto... Oh, c'è qualcosa che non va. Quindi proseguiamo in altitudine e poi nel caso facciamo backtracking. Se proprio mi rendo conto che invece ci manca da vedere qualcosa di importante. Rosso! Allora è un clan, veramente. Che cazzo? Era bellissimo, ma... Fermi tutti un secondo. Fermi tutti. Voglio provare molte più cose, però per ora... Tra l'altro ho equipaggiato quelli scarsi. No, no, la presa. Ah, no, no, no. Ah, cielo. Santissimo Buddha. Tantissimo denaro. 220 sen. Questo sì che è un modo aggressivo di assaltare. Punti improvvisati con del bambù. Ma è mai possibile che il seme della percezione serve soltanto per il boss Falena? Non è possibile. Ci sto pensando da un po' di tempo. Non mi sembrerebbe strano forte. Probabilmente serve anche per dileguare quegli spettri violacei che ti attaccano.
No. Ne basta la pena anche solo per vedere quel povero lupo che va via. Mike, scemo. Oh boy. Non devo mai schivare col salto in maniera così impulsiva. Deve essere una cosa mai spaventata, altrimenti fai soltanto il grillo. E il grillo non è esattamente la via del samurai, né del ninja. La tecnica del grillo, no? È la tattica del cagasotto. Allora, grazie. Vieni. Maledetta la mia. Cazzo è successo? Quanto, ma quanto posso migliorare? In quanto più brevi possono essere questi scontri? È impressionante. Lo spazio di miglioramento è, cioè, sono a malapena sufficiente in questi scontri. Ok, è più o meno tutto sotto controllo. Vediamo un po' qual è il ponte. Questi ponti, ok, sono quelli che hanno utilizzato. Infatti, qui abbiamo una mappa particolare perché... vie diverse per lo stesso luogo, un'evoluzione del level design causata da questi invasori. Quindi... bene. Oh. Già. Una volta... perché erano a fondo. Una volta tanto che ho fatto il salto... mi manca postura, non vedo nulla. Guarda quanto dura poco se fai le cose come si deve. Quasi come si deve. Comunque c'è la pallina per il rampino, non serve fare questa cosa. Chissà,
Un burattino di questo tipo cosa può fare? Vabbè, sì, in realtà dipende dove sei, molto danno perché può Eccoci. spruzzare il veleno. La mia priorità, ragazzi, è andare a vedere Ishin. Assolutamente, non sto scherzando, per me è molto importante. Oh. No, non sono No, carpe. non so. Sì, c'è un errore terribile di riflesso dell'acqua. O forse è una cosa voluta che non ho mai visto nella mia vita reale. Questo l'abbiamo già ascoltato. Ok. Si sono solo spostati. Sì, Si sono infatti. elegantemente spostati. Sì, ma il burattino è scelto il burattino più sfigato del mondo. Come ci si sente? 2 contro 1? Benvenuto in Sekiro. Target. Non sarà sicuro il percorso. Però perlomeno so dove stiamo andando adesso. Quindi ce ne sono alcuni nuovi, alcuni vecchi. Già. Vecchi. E in effetti ne avevamo sentito parlare. Ah, fa la faccia del monaco. Effettivamente non mi era affatto venuto in mente. Ah beh. Vana la mia speranza di, Siamo molto vicini a un idolo, quindi mi sembra sciocco rischiare la morte per godere di qualche Mikiri, quindi per ora faremo un po' gli ignorri. Ci ripristineremo qui come vigliacchi. E andremo vilmente. È il tema dell'episodio. Solo che qui è per bad gameplay. Per la quest era bad fight, bad end quest. Allora, no, bisogna superare il ponte. Ah, testa nera! E infatti. Non era qui sotto? Lì. Ok, lì, sì, giusto. È tornato al castello, ma evidentemente non nel postaccio di prima, cosa che posso perfettamente comprendere, sia a livello di gameplay sia a livello di altro. Comunque, ehi, bro. Ah, non erano a fondo. Mamma mia, Mike. C'è un motivo specifico per cui lo stai combattendo che mi sfugge? C'è un motivo specifico per cui lo stai combattendo che mi sfugge? Per cui lo sto combattendo? Sì. Per superarlo? Senza... Oh, santo cielo. Quello è un generale. Questa cosa è fantastica.
prendendo malissimo. Senti, lo domanda. Pronti? Sperando non ci siano solo scimmie. Ma sono ferite, non si capisce. Sì, sono equipaggiati. E le scimmie sono morte. Sì. No, non è vero, sono gli animali orribili. Non devo essere triste. Soon after. Masanari, omae hodo no mono ga utareru to wa. Dammi le spalle, bro. Sì, un paio di volte lo fa. È impazzito. Coglione. Secondo me per fare sta cosa lo puoi rompere comunque. In realtà tutto è un sacco rompibile. In Sekiro tu non devi mai aver paura dell'avversario, mai giocare come in un Souls. Sempre aggressivo, preciso, è una danza. Per
perché ogni colpo è buono. Ogni cosa è per la tua vittoria. Così. Quanto è durato? 2 minuti? Quello è un drop di merda. Beh, il grano di rosario è il vero premio, ma 2 minuti. Cioè, è bellissimo. Però è difficile. Nel senso che se tu non sei questo tizio qui, che ha sempre questa espressione, anche durante questi combattimenti, perdi. Ma se ce l'hai, se ce l'hai, ti viene una katana grossa. Sento quello là. Dici il libro? Sì, sì, stavo rimanendo dispiaciutissimo per la mancanza di Ishin. Anche perché adesso noi qui, vedi, abbiamo sbloccato. Siamo qui. Sì. Stai già pregando. Quindi Ishin... Ma secondo me dobbiamo tornare... Sì. No, no, è evidente che il nostro obiettivo sarà raggiungere, con la giusta esplorazione, la stanza di Kuro. Si torna sui tetti. Già. Alla prossima. Lo faremo. Vediamo un po' cosa ci aspetta un po' lassù. Perché ho l'impressione che se Ishin ci volesse dare qualcosa o affrontare in duello, forse è troppo tardi.